Ciao, in questo video voglio mostrarti il progetto del multitester. Si alimenta da USB, ha un piccolo display OLED, questo qua, ha un cicalino per il prova continuità, ha un pulsantino per selezionare i modi, ha la TIN85 come microcontrollore. Questo è l'integratino che rileva la tensione e la corrente e dialoga in seriale col microcontrollore. Il connettore per l'in-circuit program e tre selettori per il modo di funzionamento. Io ho collegato i puntali di un tester. Basta alimentarlo con un power bank. Ha 5 funzioni: la funzione di continuità, quindi con il cicalino, la misura di resistenza di bassi valori, però sotto i 1000 ohm. Ha un prova batteria, che è quello per cui è nato questo strumento, doveva nascere solo come prova batterie, invece dopo l'ho esteso con altre funzioni. Ha un voltmetro per tensioni basse sotto 15 volt. È un prova diodi. Adesso ti faccio vedere tutte le funzioni. Questa qui è la funzione di continuità e prova resistenza. Quindi se io unisco i puntali suona. Adesso siccome suona troppo forte mi metto un pezzo di scotch sopra al foro del cicalino, se no dà fastidio. Quando la continuità è 0 segna 0 ohm. La tensione, questa è la tensione che lui da fuori per fare il calcolo del valore di resistenza. Si accende questa barra qui e questo qui è il simbolo del cicalino. Se io prendo una resistenza da 1000 ohm, 990,9, chiaramente ha un po' di tolleranza lo strumento. Questa qui è una 549 di precisione. 549, perfetto. Questa qui è una 15, la facciamo per ultimo. Questa qui è una 75 ohm. 76 ohm e ancora non suona, perché la soglia è fissata molto bassa, mi pare sui 40-50 ohm, infatti questa qui è una 15 ohm e lui già fa partire il cicalino. Misura 13 ohm, 12,9, e si accende la barra del cicalino. Se unisco i puntali invece segna 0. E queste, diciamo, sono le prime due funzioni, resistenza e continuità. Se premo il pulsante passo nel modo batteria, c'è il simbolo della batteria. Posso provare sia le batterie che la tensione. Per provare le batterie devo inserire con questi dip switch, con questi piccoli interruttori, la resistenza di carico per far circolare una corrente, che poi ti farò vedere la tabella, una certa corrente per poter misurare la batteria. Io prendo la batteria da 1,5 volt, 1,47, 1,46, e sotto lì vedrai che scende pian pianino perché c'è un carico. Quindi questo qui è prova batteria. Invece se sposto un selettore, tolgo il carico, posso andare a fare le misure di tensione senza avere il carico resistivo che va a caricare come nel caricabatteria. Quindi queste qui sono le altre due funzioni, voltmetro e prova batteria. L'ultima funzione, devo spostare ancora i selettori, è il prova diodi. Questo qui è il simbolo del diodo. L sta per circuito aperto, V per volt. Se prendo un diodo, questo qui è un 4148, fa quel suono qui quando, per indicare che c'è un diodo. Se unisco i puntali suona fisso,
se metto un diodo ho la tensione di giunzione più questo suono qui che mi dice che c'è il diodo. Anziché fare il singolo beep che fanno i tester normali, gli ho fatto questa modifica qui perché è molto più utile. Questo qui è un diodo Schottky, ha la tensione di giunzione molto più bassa, 0,2, 0,24. Nello stesso modo posso far accendere anche i LED, quindi mettendo il puntale nero sul meno, sul catodo, eccolo qui, il LED che si accende. Adesso passiamo allo schema e poi al programma di Arduino. Questo è lo schema del multitester. Abbiamo l'alimentazione tramite USB, va un regolatore a 3,3. È stato messo un regolatore per avere una tensione stabile di riferimento, che è 3,3, dell'INA 219, perché alimentando tutto a 5 volt, anche se gli integrati lo supportano, avendo la variazione tra un power bank ed un altro si avrebbero letture sballate. La taratura è stata fatta su questo regolatore, ovviamente andrebbe fatta ogni volta che si cambia il regolatore, quindi ogni strumento andrebbe tarato per avere una visualizzazione precisa del valore, però già così va molto bene. E c'è il regolatore 3,3 che alimenta tutto, all'infuori del buzzer che viene alimentato 5 volt. Il buzzer è uno di quelli auto-oscillanti, quindi qui gli arriva solo un segnale digitale proveniente dal micro. C'è questo jumper qui che serve per scollegarlo quando si fa il debug, se no lui dà fastidio se continua a suonare. L'in circuit programmer per fare la programmazione direttamente sul circuito della Tini 85, linea 219 che dialoga in quadro C col micro, sulla stessa linea di quadro C c'è anche l'OLED. Queste qui da 15 ohm in serie, che sono 30 ohm, sono le resistenze di carico quando si fa il prova batteria. Infatti qui ho scritto che per provare la batteria da 1,5 V ci vorrebbero 30 ohm, che se facciamo 1,5 diviso 30, 1,5 diviso 30, sono 50 mA, per far scorrere la batteria una corrente tale da poter effettuare una misura corretta. Questa qui è una resistenza di carico per non lasciare il circuito aperto quando si fanno i volt, perché sennò misura una tensione a vuoto di 0,7-0,8 V. Purtroppo questa qui è l'alimentazione interna per andare a fare la prova del diodo, del beep e anche delle resistenze. Lo shunt è un ohm, è molto alto per poter misurare bene i valori bassi, perché qui lui fa anche la misura in corrente, quindi sapendo che tensione c'è qui e che corrente passa calcolo la resistenza. Questi qui sono due transapoli di protezione per non far superare 18 volt all'INA 219, che se non sbaglio è più o meno la sua tensione massima che può accettare in ingressi. Infatti come volmetro non bisogna arrivare a questa tensione qui. Vediamo il PCB. Il PCB è questo, lato componenti e lato saldatura. Sul lato saldatura ci sono un po' di componenti che non ci stavano sopra. Andiamo a vederlo in 3D. Gli interruttorini non sono proprio giusti, ma non li ho trovati, non sono stato io a farli. Pulsantino per il modo di funzionamento e il jumperino per abilitare e disabilitare il cicalino. È chiaro che una volta fatto il debug il cicalino resterà sempre connesso. Vediamo il programma. Il programma è questo, deriva da un progetto di Stefan Wagner, che era un tester USB. Questo qui era un tester per i power bank. Mettendolo in serie al power bank misura la tensione, la corrente e anche i milliwatt e milliampere ora. Io ho preso questo progetto qui, l'ho modificato totalmente per farlo diventare un mini tester per misurare le cose che hai visto, le 5 funzioni di cui ti ho parlato all'inizio. Quindi l'autore originale anche del file del multitester è Stefan. Questa qui è la mia pagina su GitHub, dove troverai anche questo file. La licenza è la Creative Commons 3.0 e qui ci sono un po' di informazioni che aveva fatto Stefan, che ho lasciato tali quali. Ho aggiunto il buzzer che non c'era, ho tolto anche della roba che a lui serviva, a me no. La parte di quadro C è tutta opera sua, i font li ha fatti lui,
io ho aggiunto con molta fatica questi font qui. Poi non ci sta più niente perché i 512 byte della Apron purtroppo sono pieni e non si possono più aggiungere font. Per creare i font ho utilizzato questo sito, facendo questo qui è un sono font da 5x16. Purtroppo qui non c'è 5, ma ho utilizzato 6x16 e non ho fatto la prima colonna. Quindi disegnando qui la lettera, fatto molto velocemente, ad esempio una specie di A, facendo generate e lasciando perdere i primi due, questo qui è il codice da inserire qua. Ho fatto il disegno della omega, della batteria, del beep, del diodo. Ho aggiunto la lettera L, avevo fatto anche le lettere beep, ma dopo non c'era più spazio nella memoria, non ho potuto più utilizzare nulla. Questa è tutta parte che non ho fatto io, tutta la gestione dell'OLED in quadro C, alcune cose le ho commentate che non servivano, e in fondo c'è la gestione che ho fatto io del tester, il calcolo delle tensioni e delle soglie per fare suonare il buzzer sotto i 50 millivolt, che poi sono da vedere anche come resistenza, perché lui fa qui il calcolo tensione diviso corrente. Ci sono dentro degli offset di taratura, comunque lo puoi vedere, scaricare e modificare a tuo piacimento. Per questo progetto è tutto, spero ti sia piaciuto. Metti un mi piace al video, iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Ci vediamo, sentiamo al prossimo progetto o al prossimo video. Ciao!